Buonasera a tutti. Cominciamo questa serata davvero particolare per Galleria Roma. Una serata in cui si vuole parlare di un personaggio che è caro a tutti. Parleremo di Corrado Brancato. È stata organizzata la serata forse per esorcizzare il momento della sua scomparsa, come un'analisi dell'artista, un'analisi dell'uomo pittore, del lavoro che lui ha fatto, che ha svolto nell'ambito della sua attività, la pittura nell'ambito dell'arte. Ma è impossibile, dato che tutti quanti noi qua, tutti, dico tutti indistintamente, siamo stati parte della sua vita, coinvolti in qualche modo negli effetti che averlo conosciuto sono stati prodotti, è impossibile non parlare di Corrado Brancato come uomo. E allora, facciamo innanzitutto diamo una cornice. Parliamo di Corrado Brancato e delle sue opere, così iniziamo dal lato professionale. Poi seguiranno alcune testimonianze e poi dopo Corrado Di Pietro ci parlerà dell'aspetto meramente artistico della sua produzione, della sua vita. Corrado Brancato è nato l'11 ottobre del 42 a Pachino, in provincia di Siracusa. Ha frequentato il liceo artistico di Palermo, presso il quale si è diplomato. Nel 75, con Cagliola, Calì, Di Frenna, Dugo, Mallia, ha firmato il manifesto del gruppo 61, dando vita all'omonimo club d'arte, la cui attività promozionale e di recupero di originali forze culturali mediterranee ha varcato lo stretto ambito provinciale, imponendosi per la qualità delle scelte artistiche. Brancato ha fatto parte del comitato organizzatore delle prime quattro edizioni della mostra di pittura estemporanea Estate Marzameni. Piccola annotazione: di queste edizioni organizzate da Corrado Brancato è rimasto qualcosa di importante. È rimasto a Pachino addirittura una piccola pinacoteca che il suo collega di lavoro, il suo collega artistico, che lì quest'estate mi ha fatto visitare, e che raccoglie le opere vincitrici di tutte queste edizioni. Un piccolo esempio di civiltà, ecco, un prodotto, anche questo, un piccolo prodotto della vita di Corrado Brancato, che ha lasciato alla sua comunità di origine. Parliamo dell'opera di Brancato. Una solida ed equilibrata architettura regge l'impianto e nulla è lasciato al caso. Il disegno gioca un ruolo determinante nella stesura del lavoro e vi traspare, oltre all'indiscussa abilità, una fede assoluta sulla necessità della linea derivante da maturata convinzione. Caratteristica inequivocabile delle tele di Corrado Brancato è il volto umano. Brancato cerca di penetrare l'umanità dell'uomo, questa ricchezza mai abbastanza capita e stimata nel suo incommensurabile valore. E di tutto il corpo, il volto rappresenta la sintesi dei sentimenti. Però le occhiaie sono vuote, caotici universi, perché l'artista vive tragicamente la crisi di identità che travaglia l'uomo del XX, adesso XXI secolo. Altri elementi assunti, anch'essi come simboli, fanno da sostegno e si inseriscono armoniosamente nel contesto che respira per una sapiente divisione dello spazio. Ma al di là del simbolismo evidenziato nei tre momenti, vita, eros, morte, il motivo ispiratore della pittura di Brancato è da ricercare nel gusto stesso di fare pittura,
nel bisogno di stendere i colori e plasmandoli secondo l'estro creare situazioni e immagini diverse. In Brancato il simbolismo non è che sia marginale, perché tutta l'opera è costruita sui simboli, ma certo non è un fatto primario. Se così fosse, sarebbe freddo cerebralismo e non quella appassionante e appassionata pittura che così tanto si discosta dagli altri modi di dipingere. L'estrema eleganza e la finezza del tessuto pittorico modulato, da una luce calda sulla gamma dei gialli rosati, dei rossi e dei bruni, conferiscono una suggestiva e coinvolgente carica mistico-sensuale ai quadri di questo pittore, che segna una nota nuova ed originale nel mondo dell'arte e che certamente lascerà traccia di sé, così come è stato. Questa è una biografia che ho trovato sul suo sito web e che ho con piacere acquisito, perché o l'ha scritta lui o non so chi è che l'abbia scritta. Non l'ha scritta lui, però diciamo è molto pertinente e molto analitica, penetra benissimo il valore e il senso dell'opera di Brancato. Per continuare questa piccola cornice, come tutti sappiamo, dal 1998 Corrado Brancato ha creato Galleria Roma. Galleria Roma che da quell'anno vive ancora, infatti siamo qui noi stessi questa sera a Galleria Roma, e da quell'anno si è intrecciata tutta una serie di relazioni, di conoscenze e di attività sociali, di condivisione di attività artistiche e anche non artistiche, perché soltanto il fatto di stare insieme, radunati sotto un unico ideale, che era appunto quello di costituire un gruppo d'arte qua a Siracusa, a parte il lato artistico, è sicuramente altrettanto importante il fatto sociale. Dal 1998 ad oggi sono passati moltissimi anni, abbiamo avuto modo di conoscerlo, abbiamo avuto di apprezzare la sua grande bontà, la sua grande umanità, la sua eccezionale, straordinaria capacità di rapportarsi con gli altri, di dare valore alla gente, di credere nelle persone, di dare una possibilità a chi questa possibilità non l'avrebbe mai avuta. E questa è una cosa che accade raramente in una comunità di edonistica, in cui prevale l'io più profondo, in cui l'altro è considerato un nemico, in cui se non si è perfetti non si ha diritto a stare a questo mondo. Tutto questo era la politica giusta di Corrado Brancato, quello di essere l'amico di tutti quanti. Io non voglio ora così dilungarmi in questo elogio della persona, perché ripeto, è una serata in cui siamo qui, è uno dei tanti giovedì di Galleria Roma. Ecco, soltanto che il protagonista è assente. Ma questo non importa, perché è presente da qualche altra parte. Ma sempre presente, è una presenza al di là dello spazio e del tempo. Al di là dello spazio e del tempo. Io finisco qua questa mia breve cornice e lascio con piacere la parola a qualcuno che si sente in dovere di ricordare Corrado con una propria testimonianza. Lascio la parola a Aurelio Calini, appartenente al mondo degli artisti. Grazie, prego. Che sia prenotato. Grazie. Corrado, si è andato via in silenzio, quasi per non disturbare. Prima al telefono la tua voce era sempre calda, uguale, come quando ci incontravamo in galleria, rassicurante. Non mi volevi coinvolgere nel tuo dolore, per pudore, per una sorta di dignità che a volte, anche all'estremo della vita,
non può venir meno. Tu eri fatto così. Ora, forse per quel trauma che non mi volevi dare, accennando al tormento che era in sospeso tra noi, mi pare che la tua vita e la tua scomparsa siano come avvolte in un alone di dolcezza, di nobiltà, che mi fa credere che tu non sia andato via veramente, che basti chiamarti ancora al telefono per risentire la tua voce, sempre calda, uguale, rassicurante. So che c'è qualcun altro, Angelo Cassia, anche lui del mondo degli artisti, e qua se togliamo gli artisti rimangono, non so, i pescivendoli rimangono. Un breve ricordo di Corrado. Io ho conosciuto Corrado a Pachino negli anni 70, quando lui insieme a Pintardi, a Salvo Pintardi, ha messo su una piccola galleria nei locali di una via di Pintardi, poco distante dalla piazza principale. Abbiamo collaborato insieme diverse volte, ho esposto a Pachino insieme a lui, poi lui si è trasferito a Siracusa, ci siamo rincontrati a Siracusa, lui ha aperto lo studio in una traversa di Piazza Santa Lucia, ha messo su uno studio, si occupava di incisione, si occupava. La sua attività l'ha svolto soprattutto avere un bel laboratorio di incisione, non so il suo torchio dove è andato a finire, ce l'avete ancora, e la sua attrezzatura, che aveva una bella attrezzatura. Lui poi collaborò con un suo compaesano e fece molta attività nell'ambito della provincia di Siracusa. Collaborò, fece diversi manifesti per la Fiera del Vino, la Fiera del Fiore, che si svolgeva nella cripta di del collegio, la cripta del collegio. Poi lui insieme al suo compaesano Bartolo aperse la galleria a Roma, in via Roma. La prima mostra l'abbiamo fatta noi nella galleria a Roma, c'eravamo io, Luca, Migliara ed altri che non ricordo i nomi. Quindi poi ho seguito sempre la tua attività come nella galleria, abbiamo collaborato insieme diverse volte, soprattutto quando lui organizzava le famose estemporanee a Marzamemi, il nostro incontro a Marzamemi nella piazza, vabbè? Ci soffermavamo seduti lì nella piazza a chiacchierare e a parlare soprattutto di arte. La sua pittura, una pittura molto apprezzata, io anche pittore l'ho apprezzato molto la sua pittura, le sue figure con le orbite scavate, con le orbite inespressive, però di alto contenuto morale. I suoi paladini, le sue figure femminili, le sue figure caratteristiche. L'ultimo quadro che ho visto di Corrado è stato, non so se l'avete ancora, una figura distesa su un divano, che l'avete ancora. Sì, che lui le risposte, c'è la casa, c'è la casa. Quindi questo è il mio ricordo di Corrado. Poi abbiamo collaborato quando si è stampato insieme al suo compaesano il dottore come si chiama, Buonaiuto, abbiamo stampato un libriccino, va bene, che doveva essere un'opera più vasta, però purtroppo per motivi politici si è ridotto a un piccolo libricino, però è una testimonianza dell'attività della Galleria Roma e soprattutto del suo compaesano. Buon aiuto. Va bene, questo è il mio ricordo di Corrado. Vi ringrazio.
Grazie Angelo Cassia. Sono ben accette tutte le dimostrazioni di affetto, ma io, come tutti i giovedì, sono solito provocare un applauso per il protagonista del giovedì, per l'ospite del giovedì, che può essere uno scrittore, un pittore, un musicista, un qualcuno. Io adesso quindi propongo adesso un bel applauso scrosciante per Corrado, per Rita. E il prossimo a portare qua la sua testimonianza, Umberto Carro, anche lui del settore del campo dell'arte, un addetto ai lavori. Ecco, prego. Buonasera a tutti. Chi mi ha preceduto è stato un mio insegnante. A cui sono molto legato, così come lo ero con il caro Corrado. Ancora oggi mi emoziono solo a pensarlo. E ogni tanto lo penso anche a casa. Ho scritto qualche volta, non so se l'avete visto, anche su Facebook, sul suo profilo, perché per me è sempre vivo Corrado. Mi ricordo le ultime volte quando veniva a casa a trovarlo. Questo quadro che ha menzionato il professore era messo sul divano a casa. Io ho conosciuto Corrado negli anni 60, prima del mio professore, perché partecipai insieme a Michele Alfano, a Burgio, Pippo Burgio, alla mostra dei due mari, la taverna dei due mari. Non so se c'era pure sì. Tu, Corrado. Sì, esatto. Era una taverna, un'osteria. Un'osteria sull'isola delle correnti, sulla strada dell'isola delle correnti, se ricordo bene. E conobbi anche Corrado Di Pietro in quell'occasione e il gruppo 61, con Cagliola, con Gaspare Calì. Non so se Giovanni Lurato faceva parte del gruppo oppure no. Mi pare no, era a Milano. Sì. Però molto vicino anche lui al gruppo. Che realizzò questa bella galleria, più che galleria era un luogo di incontro, di discussione, vicino alla piazza, mi ricordo a Pachino. Appena si girava a destra, subito la via obbligatoria per andare a Portopalo o a Manzanelli. Dicevo, ho conosciuto Corrado anche perché ho partecipato a diverse esposizioni della famosa estemporanea di Marzanelli, a cui non vincevo mai, a cui non ero mai nemmeno segnalato, le mie collere, ma ero giovane, ero molto giovane. Mi ricordo che vinceva quasi sempre una persona di Catania, però era sempre lui che vinceva, non mi ricordo come si chiamava, però. Poi, con l'andare del tempo, mi sono interessato, anche perché ero legato alla zona pachinese, perché la mia ex moglie era di Marzanelli, e quindi ero sempre d'estate, ero lì. E quindi mi capitava spesso di vedere Corrado, sia Corrado Di Pietro, sia Corrado, sia Gaspare, sia Giovanni, Iurato parliamo, Gaspare e Calì, in piazza Marzanelli. Allora la piazza non è quella di oggi, Marzanelli non è quella di oggi. Io forse, e forse noi, Corrado, ho parlato di Pietro, forse noi lo preferivamo come era Marzanelli, non adesso. Cioè praticamente i palazzi erano tutti a pian terreno, non c'era un secondo piano, non c'era questo afflusso, diciamo, spasmodico di gente che va lì solamente per la movida. Allora era un piccolo centro di pescatori ed era bellissimo. Poi l'ho rincontrato di nuovo a Siracusa, alla Galleria Roma, con Bartolo. Ho cominciato a frequentarla, io sono molto riservato perché mi conosce, lo sa. Mi avvicinavo così ogni tanto alla galleria.
però vedevo la sua amicizia, la sentivo, così come mi onoro di parecchi amici che sono qui dentro. Andiamo a chiudere. Sì, sì, scusate. è molto bello parlare di Corrado. Corrado era una persona meravigliosa. Era un amico con la A maiuscola. E lo stesso anche Francesco. Mi piace ricordarlo Francesco, perché erano il secchio e la corda, io li chiamavo, il gatto e la volpe, erano sempre insieme. E mi manca Corrado. Corrado mi manca perché per me è stato come un fratello, così come qualcun altro che è presente nella sala. E quando io sono stato male, perché stavo male moralmente, mi è stato molto vicino, mi capiva, mi dava dei consigli. E poi anche la vicinanza di Corrado era dovuta al fatto che io ho avuto anche figlio come alunno, e quindi ci sentivamo quasi tutti i giorni. Va bene, non voglio prolungare, però il mio pensiero va spesso ed era una persona che amavo tanto. Grazie Umberto. Luciano, volevi dire qualcosa tu? Abbiamo pochi minuti ancora. No, ma in effetti è soltanto una testimonianza. Incontrai Corrado alla Biennale di Venezia di un anno che non ricordo. Mia moglie era una collega che me lo presentò e così mi avvicinai alla galleria e qui il fatto che lui, venendo da Pachino, affittò il locale a spese sue e fece esporre gli amici, tutti quanti. Era un periodo in cui molta gente esponeva, si presentava così alla, al mondo dell'arte. E scusa, dove? Affittò dove? A Venezia? No. Ah, l'Europa. Sì, e mi stupì questo fatto che lui creò un centro per gli altri. Ecco, lui ne usufruiva, però il suo godimento era quello di far partecipare la gente all'esposizione e quindi al ritrovo che poi proseguite. Sì, ma infatti. Adesso abbiamo tutti quanti qua. Sì, e hai colto infatti, grazie Riccardo, hai colto la vera anima di Corrado, cioè questa condivisione, questa politica dello stare insieme che è stata vincente fino a che c'è stato. Ecco. Ma io per dire solo una parola, se io riesco a camminare con l'altro, lo devo solo a lui. Oh, è un'altra bella testimonianza, tutti sono tutti che Corrado avrebbe avuto piacere di raccogliere sicuramente. Ecco, io se non ci sono altre testimonianze anche perché. Corrado mai è andato a fare la prima mostra, è stato lui che io non volevo perché ero un pochettino titubante, non sapevo le persone per lui, Lei è Palmira Pugliara che ha esposto anche in Francia e sta ottenendo notevoli successi, addirittura qualche suo quadro è stato venduto da Sgarbi che è stato alla fiera di Verona due anni fa o l'anno scorso insieme all'altra artista molto timida Tomi Nomia, ecco. E adesso è in America, sono arrivato. E adesso anche in America. Ecco, quando si è capaci di fare i contadini nel senso di riconoscere dove sta la terra giusta e il campo giusto, poi è facile raccogliere i frutti, però i campi bisogna che qualcuno li lavori, altrimenti se non li lavora nessuno rimangono quello che sono. Bene, cominciamo a parlare di Corrado come pittore. E allora, Corrado, a te la parola. Vi ringrazio tutti e sono veramente contento di poter parlare di Corrado Brancato a pochi mesi dalla sua dipartita. Dell'uomo è stato detto parecchio, io potrei aggiungere tante altre cose perché abbiamo avuto un'infanzia e una prima adolescenza passata insieme, abitavamo di rimpetto io e lui. È stato il nostro, lui era un po' più grande rispetto a tutti noi,
io ero compagno di sua sorella Rosetta, e lui era il nostro fornitore ufficiale di giocattoli, perché nella falegnameria del padre ci costruiva i zicchisacchi, le raganelle, i pupazzi di carnevale, tantissime cose, i carrettini, insomma aveva questa buona manualità, cosa che poi ha portato avanti anche in seguito. Comunque parliamo di Corrado Brancato pittore, perché è inutile che ci giriamo attorno. L'organizzatore, l'uomo disponibile con tutti, è nella natura delle cose, un po' meno è invece l'artista, perché chiunque di noi può avere atti di generosità, atti di così di comprensione, di ascolto dell'altro, ecco perché dico è nella natura delle cose, ma l'artista è un uomo solo. È un uomo solo perché ha un mondo tutto suo nel quale è protagonista, nel quale si identifica, e quindi cerca di portare verso l'esterno, verso gli altri, questo mondo suo. Ora, noi conosciamo Corrado Brancato come una persona molto estroversa, molto aperta verso l'esterno. La sua pittura invece è una pittura molto introversa. Al contrario del suo carattere, lui non spiccicava una parola. Ogni volta che c'era da parlare mandava gli altri. Eppure quante cose ha potuto dirci con i suoi quadri. Sono state dette già alcune significative caratteristiche della pittura di Corrado. Il nudo, per esempio, i personaggi femminili, soprattutto queste bambole, i pupazzi, le marionette, i pupi siciliani e tantissime altre cose. Ora qualcuna di queste la passeremo in rassegna, perché si scoprirà il mondo più intimo di Corrado Brancato, quello proprio dell'artista. Cominciamo con questo, che secondo me è un po' il manifesto della sua arte. È un trittico, tutto sommato, dove ci sono già le caratteristiche principali della pittura di Brancato. Già vedete innanzitutto la geometria, la simmetria che lui persegue sempre, e da questo punto di vista un classico, questa sua concezione dell'ordine, della pulizia formale, del disegno, della campitura larga, ecco, tutte queste essenziali elementi, tutti questi essenziali elementi della pittura sono in Brancato connaturati, fanno parte del suo DNA, fanno parte della sua cultura. Quindi a destra e a sinistra vediamo Adamo ed Eva con questi ricciolini. Guardate che ogni particolare di queste tele è studiato, non è lasciato nulla al caso. Questi particolari li vedremo sviluppati sempre, quasi in ogni quadro, con una ossessione del particolare. A volte ci lasciamo ingannare dall'insieme, però il segnale intimo di un'opera Corrado Brancato lo inserisce in un particolare che ora poi svilupperemo, vedremo. E già ci sono tutti qua, quindi le caratteristiche di questa pittura, ci sono le orbite vuote degli occhi, ci sono i capelli così arricciati, ci sono i colori che lui ama tantissimo, il rosso, il rosato, il giallo, il bianco, ecco, e così in generale. E poi guardate queste barbe, questi capelli, la barba e i capelli, come sono ricchi rispetto a una figura che invece appare molto semplice, molto lineare. Ecco, come se fossero delle parrucche aggiunte a quella calvizie che lui ama ogni volta rappresentare. Posso interromperti un attimo? Un amico di Corrado, un fotografo in questo caso, voleva lasciare un omaggio alla famiglia. Ora, per non... Sì, allora, facciamo subito. Sì, prego, vieni. Il fotografo è Giovanni Buongiorno. Galleria Roma, dai... Che dovevo dare a Corrado...
bene, Vittorio, a pensare di questo non c'è. Vediamo tutti, andiamo. In questa immagine che lui ha intitolato Eva, proprio perché c'è la presenza della mela, ecco, si nota già la compostezza della figura, l'eleganza delle vesti. Corrado non è mai sciatto nella rappresentazione dei vestiti, anzi persegue sempre questo tratto di eleganza e di arricchimento formale. È come se il vestito facesse parte un po' del corpo stesso, della psicologia caratteriale del personaggio che rappresenta. Qui c'è una compostezza veramente eccezionale, e si ricomincia a parlare di quella famosa calvizie, di quella testa calve e degli occhi senza le pupille, insomma, prive di che cosa sono, perché le donne calve e gli occhi senza sguardo, insomma, senza pupille. Me lo sono chiesto spesse volte, ho dato delle risposte, ma sono risposte azzardate, credetemi, l'ho detto anche a lui stesso, e lui stesso mi diceva è così, perché non era facile scippare ciò qualcosa dalla bocca da Corrado, era difficile ogni volta, e io ho fatto delle congetture che ora magari vi dirò in seguito. Ma per ora vediamo quest'altro quadro, che capelli di lui lo intitola. Attenzione che i titoli sono quelli dati da Corrado stesso, tranne qualcuno che l'ho dato io, ma questo è di uno o due. Figura fortemente evocativa, io ho detto sembra Medusa, con i capelli a forma di serpente, ecco, così sinuosi, così aggrovigliati, il viso fermo e fisso verso chi la guarda. Ma mi ricorda, è una citazione, prendetela per quella che è, per come può venire, mi ricorda Botticelli. Ci sono diversi quadri di Corrado che ricordano Botticelli. E questo, oltre naturalmente a essere una citazione, un riferimento, una reminiscenza anche culturale, scolastica se vogliamo, ma era anche un amore suo particolare verso Botticelli. E lo vedete soprattutto nei capelli, ecco, i capelli fatti in questo modo così ondulati, ecco, qui ce n'è un altro, ecco, sembra addirittura questa la vena messa naturalmente al contrario, con i capelli che girano da un'altra parte. Ma queste citazioni non sono riferimenti solo artistici. Qui il riferimento è più psicologico, più spirituale, se mi passate il termine. Perché in questo quadro che noi vediamo, la dominanza dei rossi, il fuoco che c'è in questo quadro, appartiene alla sfera dell'intimo, della psicologia, e dell'artista e della persona rappresentata, della figura rappresentata. Non parliamo di persone nei quadri di Corrado Brancato, non parliamo neanche di personaggi, parliamo di figure, che è la cosa migliore da farsi. Vedete un po' a destra, io quando dico destra e sinistra è sempre da chi guarda, a destra e sinistra. Sì, ecco, c'è sulla parte destra questo triangolo, queste forme geometriche che invece mancano del tutto sulla parte sinistra. Anche questo è un segnale, come se tutto il creato, l'armonia, il mondo stesso, ecco, non è uguale sempre. Non è tutto disarmonico, ma non è neanche tutto armonico. La compenetrazione di questi due universi, quello dell'ordine e quello del disordine, appartengono alla vita, appartengono alla storia, appartengono al mondo. Ecco come viene letto già su un piano metafisico
quest'opera di Brancato. E siamo ancora nella rappresentazione di una maschera, se vogliamo, con i capelli al vento. Rappresentazione, io anche qui vedo un riferimento alla Botticelli, ma prendetelo solo per quello che è, solo per far capire a volte alcuni passaggi, ma nulla di più, ecco. Però questa fluente chioma che viene spostata dal vento ha qualche cosa di furioso, di misterico, di stregonesco, se vogliamo, perché tutta la figura appartiene a questa dimensione della onirica, ma anche fortemente caratterizzata da una spiritualità interiore. Spiritualità che qui in questa figura, e cominciano le figure femminili, quelle con la pelle chiara, si sviluppa ancora di più. Il colore chiaro, bianco, biancastro, insomma, questi colori così luminosi sul fondo nero, lui utilizza i fondi neri proprio per dare risalto poi alla figura di primo piano, ci sta a indicare proprio questa visione della purezza che lui ricerca nella figura umana. Ripeto, non nelle persone, lasciamolo stare il mondo. Lui non rappresenta la realtà, è un pittore metafisico nel senso ampio del termine, cioè dire che trasferisce la sua visione dell'arte da un piano fisico a un piano al di là di quello del reale, quindi metafisico in questo senso. Si parlava poc'anzi anche delle cose più minute, dei particolari, e qui in particolare ci viene dato da tre elementi. Innanzitutto le labbra rosse. Voi vedete spesso in questa figura tutta bianca, poi spiccano, ecco, degli elementi molto cromatici, molto forti dal punto di vista pittorico: le labbra rosse, il fiore e poi il braccialetto, sembrerebbe con grani di corallo, qualcosa di simile. Ecco, queste tre cose stanno a indicare quella che all'inizio parlavo di eleganza della pittura, di armonia, di equilibrio. Perché se voi magari in un momento cercate di pensare che questo braccio qua, se non avesse questo braccialetto, o se le labbra non fossero rosse ma fossero bianche, ci sarebbe una uniformità non solo cromatica, non solo pittorica, ma anche psicologica, perché dietro, ripeto, a queste maschere c'è un mondo che viene rappresentato. Quindi nell'uniformità del nostro mondo esiste un particolare, un atteggiamento, una situazione in cui si esce fuori dai canoni regolari, usuali della vita quotidiana, e quindi la pittura ce ne indica attraverso queste brevi notazioni cromatiche. Lo stesso discorso si può fare qui diventa un po' più complicato. Susanna, questa figura di donna sensuale e provocante, evoca la lussuria, secondo me. È una lettura che sto dando io, naturalmente, Corrado non lo so se la condivide o non la condivide, ma nel momento in cui un autore mette fuori la propria opera, poi sono gli altri a doverla giudicare, a trovare in questa opera tutti quegli elementi che ognuno può leggervi. Ebbene, evoca la lussuria, entrano in scena dentro i riquadri, se vedete qua sopra in alto a sinistra, dove riguarda i volti che rappresentano la parte maschile dell'umanità. E per la prima volta in questo discorso che sto facendo entrano due figure importanti nel mondo pittorico di Corrado. La figura con questo viso con la mitria in capo rappresenta il clero, l'aristocrazia, la chiesa, figura che troveremo spesso citata, e quindi è la parte religiosa, la fede che c'è nel mondo. L'altra invece è una maschera che rappresenta l'uomo
l'uomo di tutti i giorni, il laico, chiamiamolo così, va bene? Quindi già questo mondo si rapporta al nudo femminile provocante, lo vedete dai seni molto prosperosi, dal capo reclinato, eccetera, in un atteggiamento di accondiscendenza, eccetera, ecco, ma si rapporta questo mondo nel bene e nel male con la sensualità, non con l'erotismo, ma con la sensualità, che cosa ben diversa. Questa figura in qualche modo fa il paio con quella che abbiamo detto, la sensualità e la vanità. Si noti la collana con il medaglione, naturalmente, unica nota elegante in un corpo flaccido e decadente. Corrado amava un po' di ironia a volte, mettere un po' di ironia in questi quadri, ma una leggerissima ironia, quando rappresentava, quando voleva mettere in caricatura alcuni atteggiamenti. Qui la vanità è presa come un rispecchiamento di se stessi, quindi è considerata come qualcosa sulla quale ridere in qualche modo. Questo è un nudo parziale di donna, soprattutto per le figure femminili. Anche qui il discorso che abbiamo fatto è valido, quello dei particolari, anche qui la collana di corallo, i pendagli e la bocca, insomma le labbra così rosse, ma in più abbiamo questo atteggiamento vezzoso con quella mano che scopre il seno. E c'è del pudore in questo quadro, ma c'è anche, ripeto, un pizzico di sensualità, un pizzico di malizia femminile. Sono dei quadri sui quali Corrado si sofferma per quel compiacimento che ha della figura, dei suoi tratti, delle sue pose. Anche qui, madre che allatta, la figura è quella mano lunghissima, appoggia bella questa mano, che finisce con, anche qui, con quel particolare rosso dello smalto sulle unghie, che ingentilisce sicuramente quella mano, quella figura stessa. La cosa strana è vedere, non so se a voi vi fa la stessa impressione, ma se guardate il volto e lo mettete in, come dire, in sintonia o comunque in equivalenza con il seno che sta allattando il bambino, vedete come di sotto, in questo seno, in questo bambino, ci sia la vita. La vita è bello, è la vita, è la mano, questo rosso dello smalto gli dà vivacità. Invece guardate questa figura, poi questo volto, ma è spento, è morto, è duro rispetto alla bellezza che c'è sotto. È una contrapposizione voluta, ripeto, Corrado non lascia nulla al caso, ogni quadro di Corrado era pensato. E tutti i giorni lui passava una velatura di colore, questo me l'ha detto lui, ma era talmente pensato, talmente maturato dentro di sé, dentro il suo, della sua mente, che nulla è lasciato al caso. Allora bisogna saper leggere in quest'opera. La sedia, originale composizione in cui si mettono in evidenza alcuni tratti fondamentali della pittura di Brancato, il nudo femminile come al solito, come abbiamo visto che qui è contorto, un po' avviluppato dentro se stesso, poi la casa, qui rappresentata, gli elementi della casa generalmente sono rappresentati da pochissimi elementi, da poche cose, una sedia, un tavolo, il gatto, lui forse non aveva i gatti, ma insomma, questo gatto compare in molti quadri. Il gatto simbolo di amicizia e di familiarità, ma anche figura inquieta il gatto. E lo vedremo ora in altri quadri. Qui c'è un'armonia, una pace, quasi una, come dire, un modo di essere dentro la familiarità dei rapporti umani che si evince sia dalla posa così rannicchiata di questa figura femminile, sia da questa architettura grande, quasi imperiosa, che è rappresentata proprio dalla sedia. Donna sul divano,
questa donna, la mimesi fra la figura e il divano, qui è perfetta. Mi sono chiesto perché lui in questo viso non lo abbia, lo abbia attenuato di colore rispetto a tutto il resto. Tutto il resto è molto, molto colorato, la figura qua non si vede molto bene, ma se vedessi il quadro è veramente ricco di colore. Mentre il viso è coerente con il resto. Sì, è coerente, sì, sicuramente con il resto della sua produzione. Sì, vedete, io non voglio essere apolitico, cioè sentenzioso nelle cose, però mi accorgo che facendo una lettura insieme, a volte qualcuno dice una cosa con l'altra, si riesce a entrarci dentro. Cominciano a spuntare i quadri, i pavimenti che danno spazio, danno profondità al quadro. Questo è veramente, questo divano è un monumento, io non so, Rita, ma c'è a casa tua questo divano? Ma gliel'ho chiesto anch'io perché Lisa non l'aveva. Ah sì, ecco, allora vedi. Perché non lo finisci, no, non è finito, non è, volutamente non è finito. Volutamente non è finito. Ora, mentre tutto il resto è finito minuziosamente, il viso rimane sempre per quella sua concezione di non dare profondità, vivezza ai visi. Forse sul tavolo non è sul tela. Come? Sul tavolo non è sul tela. Sì, vabbè, non ha importanza, insomma, il tavolo della, non è graffiato là sulla testa. No, ma quello che siete sono dei graffi che gli ha fatto sulla. Dove? Sulla testa, sulla testa. No, io parlo della testa proprio, della testa. Sopra, qua non si vedono bene. È poco definita l'immagine, non si riesce a vedere. Io ho visto l'originale, però l'originale, ripeto, che io ricordi, ha questa contrapposizione, mentre tutto il resto è ben definito minuziosamente nei colori, nel disegno, invece il volto è accennato, è lasciato un po' con questo colore chiaro, come se fosse quasi un fantasma, il volto di un fantasma. Ci sarebbe da parlare parecchio su questo, ma insomma il tempo non l'abbiamo qui. Quindi si nota il pavimento a quadrone che evidenzia le coordinate spaziali dell'ambiente. Stesso discorso si può fare per questo. Voi vedete come sia ricercata questa veste, anche qui però c'è questo accenno, questo volto così lasciato in bianco, diafano, appena appena evanescente, insomma. Perché questo? Due cose io ho cercato di capire. Innanzitutto, questa umanità per Corrado, e poi la vediamo nei quadri religiosi, è un'umanità dolente, una umanità che non ha una fisionomia ben precisa, che non ha una storia ricca di umanità, di pensiero, di atteggiamento, di introspezione, uno spessore, è come se fossimo dei fantasmi che camminano, non dei morti viventi, ma dei fantasmi, cioè delle apparenze. La realtà appare per quello che è, mentre le cose hanno un colore, una forma, un'evidenza precisa, i corpi invece appartengono alle evanescenze. Questo discorso è un discorso filosofico, metafisico, come è stato detto, è un discorso religioso. È proprio sul discorso religioso che noi ora andremo ad affrontare gli altri argomenti. La pace, tutto quello che ho detto è dentro qui, dentro questa figura. Tutto è colore, tranne la donna. Tutto è forza, è espressione, è cromatismo, è sottigliezza, tutto è un particolare ben fatto, ben costruito, tranne la donna, tranne la figura. E forse la donna che appartiene a quell'idea dell'eterno femminino del quale si parla spesso, chi lo sa, comunque è inserita in questo contesto di grande eleganza. O è anche questa un fantasma delle nostre notti e della nostra vita? Vedete questi due nudi? Nudo con gatto, e qui ritorna il gatto,
Attenzione che il gatto nella letteratura e nella cultura anche in generale è anche il segno, il simbolo della notte, della magia, dei riti magici e quindi della parte oscura, del piacere, della lussuria, della parte oscura della psicologia umana. E averlo rappresentato così spesso mi fa pensare questa contorsione poi di gambe, di piedi, sia in questa figura sia nell'altra, mi fa pensare a questo gioco d'amore, i piedi incrociati, al desiderio. Anche qui compaiono i tre volti. Lui raffigura i volti delle persone, dei personaggi, insomma, queste figure sempre come dei mezzi busti, dei pupazzi in sostanza, e a ognuno di questi assegna una funzione, un compito che rappresenta la Chiesa, che rappresenta addirittura, qui mi sembra di vedere, un monaco che è qua sopra, il primo in alto, questo qui, mi sembra di vedere un monaco. Ecco, e sono sempre delle simbologie, sono degli atteggiamenti simbolici nei confronti dell'umanità. E questo è importante perché l'umanità così non si massifica, non si generalizza, ma vengono presi questi simboli a definire dei caratteri o delle classi sociali addirittura. Vediamo questo quadro, madre con bambino. Il capo reclinato della madre su quello del bambino sta a indicare l'affetto e l'amore materno. Delle di maternità ne fate diverse, io ne ho selezionato un paio. E anche qui c'è finalmente, sempre il discorso vale, sempre il discorso degli occhi vuoti, insomma delle orbite vuote, ma quantomeno c'è un atteggiamento più riflessivo, più materno, più sentimentale, se vogliamo. Si vede che Corrado era in un momento di felicità, di serenità quando ha fatto questo qua. È una bella maternità, indubbiamente. Anche questa, i colori giallo-oro delle figure, il fondo marrone chiaro, danno un senso di serenità e di preziosità all'impianto. E le figure appaiono da un cancello con la tipica inferriata siciliana, quella che non lo so se si vede, ma comunque qui è abbastanza accennata, abbastanza rilevata. Quindi siamo in un ambiente nostro, con questa figura solare molto, molto ricca dal punto di vista cromatico, questo rosso, e poi il bambino, che anche qui sembra una maschera più che altro. Questa è ancora più forte, più giocosa, c'è l'esplosione dei gialli, segno di solarità e di gioia. Anche la presenza delle bambole indica la serenità del gioco. Il pavimento a scacchiera dà profondità a tutto l'impianto. Guardate una notazione, quando in particolare, a parte il particolare della veste, di questa camiciola della madre, così riccamente lavorata. Stefania, tu che sei molto brava a capire i vestiti, questo non so se è un vestito idealizzato o se invece rappresenta una moda, un qualcosa di concreto. È più una ripresa di una sorta di giunta che con questo tipo di più religiosa, insomma, è una casacca rossa, una tunica. Sì, ma è molto elegante però per essere una tunica. La decorazione veramente che ha. Sì, certo, certo. Notate che qui gli unici ci sono gli unici ad avere l'unico anzi ad avere gli occhi è il pupazzo, il pupo, la bambola, insomma, sia il bambino sia la madre non hanno nessuna espressione. Ecco, eppure l'espressione la si può cogliere in tutto l'atteggiamento della madre. Questa espressione di accondiscendenza verso il figlio, di amore, di grande solidarietà, ecco. E veniamo allora questo quadro molto emblematico, anche questo qua è un'architettura moderna, lui lo ha chiamato. Sono impianti industriali in primo piano e forse una chiesa, sicuramente, anzi una chiesa in secondo piano, con dei riquadri dove ci sono delle persone che si affacciano
è la città vista nella sua essenzialità sociale e costruttiva. Ho fatto questa notazione, ma è chiaro che qui si potrebbe parlare di tanto. Per esempio, le ciminiere, che finalmente, dico finalmente perché non si è mai visto nelle quadre di Corrado Brancato un cielo azzurro, ecco, ma comunque increspano finalmente un cielo azzurro e danno questo frammento, questo cielo azzurro, da una, se vogliamo, una, come dire, un certo realismo, ma un certo realismo sereno, anche se stiamo parlando di tubi e di ciminiere, a tutto l'impianto. Vedete l'armonia, la preziosità del linguaggio del disegno, dell'ordine, tutte le parti simmetriche, insomma, questa concezione è una concezione classica, pura, ancora alta della pittura, non è una cosa così. E poi al solito di sotto ci sono gli operai. Io vorrei che si potesse capire questo intento di Corrado Brancato e di questo messaggio dell'ordine. La pittura, l'arte in generale, tutte le arti, la poesia, la musica, si basa sull'ordine oppure no, oppure sul disordine? Perché vedete che è una concezione dirimente nell'arte in generale. Per millenni l'uomo ha pensato, l'arte greca, l'arte romana, l'arte rinascimentale, eccetera, eccetera, che l'arte, la musica per esempio, fosse inserita in un ordine formale ben preciso. Basterebbe citare la poetica di Aristotele, ma basterebbe citare il canto gregoriano, tanto per fare degli esempi, ecco, lontani nel tempo, ma allo stesso tempo che comprendono gran parte dell'arte che noi abbiamo realizzato in Occidente. Nel Novecento quest'ordine viene frantumato, quindi abbiamo strade diverse che portano all'avanguardia, all'astratismo, a tante altre cose. Siamo ancora nel campo di un'arte possibile, di una visione del mondo ordinata, coesa, oppure siamo verso il disordine assoluto? Però questo disordine ha una sua logica e quindi potrebbe rientrare nel campo dell'arte come un disordine organizzato secondo un pensiero interiore che l'artista vuole dare. Ora qui, nell'ordine di questa costruzione, c'è però una forte sovrapposizione di piani. È come se ci fosse un disordine anche qui. Eppure questo disordine è organizzato secondo linee precise, armonico. Ma siamo su due elementi molto differenti, anche temporalmente. Una cosa, per esempio, è questo fabbricato, questo portone a riquadri, come i portoni, sai, i portoni di bronzo, ecco. E una cosa invece è questa ciminiera e questi tubi che in qualche modo abbracciano, definiscono poi tutto ciò che sta dietro. Io lo lancio così come una provocazione, come un'idea, non sto dando giudizi di merito, assolutamente non me ne permetterei, oltretutto. E andiamo alla religiosità, stiamo per finire. Questa è un'attività complessa e fortemente metaforica, è un trittico a sua volta suddiviso in altri riquadri. Al centro c'è la rappresentazione della natività, se vedete questa qui, vediamo se riesco con, ecco, è questa qui, questa è la Madonna, questo è il bambino,
E questo dovrebbe essere San Giuseppe con la barba, infatti lo è. Ma vedete come la Madonna sovrasti tutti, sia l'elemento più grande come personaggio, proprio perché su questo personaggio, su Maria, poi viene poggiata tutta la fede cristiana, il famoso Magnificat, l'anima mia magnifica il Signore, quindi dal piccolo essere che era questa donna di Nazareth, ecco, viene fuori il più grande essere che la storia abbia avuto, Gesù. Ma sia a sinistra che a destra poi abbiamo i due passi principali della vita di Gesù: la crocifissione da una parte, questo cavallo lo vedremo spesso rappresentato, lo vediamo anche qua sopra rappresentato, e a destra invece abbiamo la resurrezione. Sono i due momenti principali della storia del Cristo. Ma c'è un interno che è al centro, all'interno di una casa, in cui c'è un altro di quegli particolari che io vi dicevo, in cui c'è un uccellaccio nero, e questo uccellaccio nero è qui, ecco, è un corvo, è un rondone, è un uccello nero, una biola, può darsi. Non lo sappiamo, però è presente in molti quadri di Corrado Brancato come una figura emblematica, inquietante. È un elemento del male, forse, che incombe su tutta l'umanità, addirittura incombe anche sulla natività di Gesù. E può darsi, perché, ripeto, Corrado non faceva nulla a caso. Ci ragionava sulle cose, aveva un mondo interiore ricchissimo. Vediamo quest'altra annunciazione. Qui poi ci sarebbe da scandalizzarsi, ma come? Una donna nuda parte di dietro e rappresenta la Madonna. Ecco, questa desacralizzazione appartiene anche questa al mondo culturale, artistico culturale di Corrado Brancato. Qui vediamo uno dei simboli più belli, che è il giglio, questo mazzo di fiori, insomma, questo qua, vedete questi tre gigli che rappresentano l'angelo che viene ad annunciare a Maria. Ma qui ci sono un po' tutte le figure e le rappresentazioni simboliche della pittura di Brancato, il libro che poi è la Bibbia, naturalmente, quindi l'angelo, quindi il gatto, presenza del gatto sempre importante, la sedia come elemento familiare di casalingo, ecco, la donna, la ragazza, qui una ragazza ancora giovanissima, nuda perché ritorna quel discorso che abbiamo fatto sulla essenzialità della figura umana senza orpelli, quindi che si dà totalmente. Nudo significa in questo senso, questo è un nudo, se mi permettete le virgolette, mistico in qualche caso, in questo senso, perché dà la possibilità all'angelo di vedere l'umanità nella sua cruda realtà, nella povertà dell'essere. E quindi l'incarnazione avviene in questa umanità così nuda e così povera. L'Annunciazione 2, emblematico quadro ricco di rimandi religiosi. La figura di Maria domina su tutto e diventa vibrazione e fiamma, scrivo. È l'ardore della fede che si nota nel Magnificat, l'avevamo già citato. Mentre lì è la rappresentazione della povertà assoluta, la nudità assoluta dell'essere, qui invece siamo al contrario, nella rappresentazione dell'esplosione dell'amore dell'essere. La fiamma, questi colori, sembra proprio una fiamma, questi colori rossi, queste lingue di fuoco che sono i capelli, questo Gesù che si adagia con il viso rosso, preso dal rossore quasi
della figura femminile che si adagia sopra uno scrittoio dove c'è il libro della vita, che è la Bibbia, in questo caso il Vangelo. E poi di sotto, altra figura emblematica, se vedete questo cardinale, questo vescovo, rappresenta la Chiesa e che sta in qualche modo a contemplare, a vedere. Però c'è un però. In tutto questo, dal libro scende fuori una lingua di fuoco, una lingua di sangue. Ecco. È inutile spiegare di che cosa si tratta. È il sangue che questo bambino verserà per noi, per l'umanità. È un bel quadro quello. Ritornano le ciminiere, ritorna l'ambiente industriale, ritornano. Cristo è nel lavoro, non potrebbe essere altrimenti, è nelle lotte operaie, questi sono i quadri che ora cominciano ad avere una valenza sociale, è nel lavoro, è nelle lotte operaie, è nel rosso dei fumi e dei fuochi che escono dalle ciminiere e si fa crocifiggere anche in questo lavoro. Non è un quadro che semplice, è un quadro di denuncia, di forte denuncia sociale, e questa valenza che ha la pittura nell'essere anche denuncia rende, riscatta certe visioni pittoriche che invece si abbassano soltanto alla rappresentazione figurativa del paesaggio o della natura. In questa metafora del Cristo fra gli operai c'è tutta l'umanità e tutta la condiscendenza di Corrado Brancato verso queste forme di lavoro e di sudore. Lui che viene da una famiglia in cui il lavoro e il sudore è stato sempre all'ordine del giorno. Anche qui c'è un Cristo che muore fra gli operai, sotto lo sguardo impassibile di questo sacerdote, insomma di questo, della Chiesa in generale, come simbolo. Denuncia forte di un'epoca in cui la lotta contadina e operaia metteva vittime nelle strade e nelle piazze. Sarebbe importante, io non ho potuto farlo, sapere la data di questo, ma dovremmo essere intorno agli anni 70-80, insomma, quando c'erano tutti gli sconvolgimenti. Hai fatto di aula, io non l'ho potuto dire, ma siamo lì, infatti ho detto, sì, questi sono proprio i fatti di aula, lo sciopero, ecco, dei fatti di aula, perché è chiara la denuncia qui, infatti ho pensato, non l'ho voluto dire. Bene, questa deposizione, si nota il corvo in alto, ecco, torna questo corvo, a sinistra è la mitria vescovile al vertice del triangolo dei volti. Se vedete questo triangolo, ecco, con questo Cristo che rappresenta la base del triangolo, e poi al vertice superiore sta questa mitria, questo il clero. C'è una forte denuncia religiosa. La Chiesa può ergersi sopra il Cristo e dire e rappresentare la divinità stessa in questa terra. Quando già c'è stato un uomo Dio che ha mediato il rapporto fra l'umanità e il divino, abbiamo bisogno di un'altra mediazione, sembra dirci Corrado Brancato. Ripeto, lancio io queste provocazioni a voi, non intendo assolutamente entrare per ora in questa discussione che è molto delicata. Mi piace però questo quadro, Crocifissione, un Cristo immerso in un bagliore di luce contro le donne nere ai piedi della croce. Anche qui due corvi o due uccellacci neri. Il male la vince sul bene. Gesù muore ed è sconfitto dalla presenza di questi uccelli che rappresentano il diavolo, il demonio, il male. Rappresentano la parte malefica della storia, dell'umanità. Le figure femminili di sotto sono bassissime, appena accennate, quasi due pupazzi contro questo grande monumento della croce. È la dialettica della storia.
Solo Gesù ha il colore dell'oro in questo quadro e della luce. Il resto ha cromatismi scuri. Le piante di ulivo accennano al Getsemani e agli Osanna ricevuti la Domenica delle Palme. Anche qui di sotto tante figure che pregano, che invocano, ma lo splendore della croce si erge e si staglia al di fuori, al di sopra addirittura di tutto il resto. Quindi mi fa capire che Corrado Brancato aveva una forte simpatia, una forte, come dire, una fede profonda che lo legava alla figura del Cristo, mentre tutto il resto per lui era coreografia, era apparenza. Salvare Venezia. Venezia affonda tra i frutti della laguna. Le tre figure che vediamo anche qui rappresentano l'umanità che esce fuori dal cavallo, come il famoso cavallo di Troia, un'umanità che con i propri mezzi, con la propria scienza, dovrebbe salvare naturalmente la città di Venezia. Il cavallo a dondolo e la palla sono simboli del gioco sotto lo sguardo vigile dei genitori che sono in alto a destra. Questo è il bambino. Anche qui ci sono i soliti pavimenti che danno la spazialità dell'ambiente e naturalmente questo bel giocattolo che Corrado conosceva bene perché sapeva, perché li aveva costruiti anche per noi. Finisco con questo. L'alba è la vittoria del giorno sulla notte. Tutto quello che abbiamo detto è substrato, e nella profondità dell'animo di Corrado Brancato. Però da questo animo così problematico, così pieno di dubbi, pieno di lacerazioni, emerge questo che è un bellissimo quadro, veramente, di speranza. Vedete questa processione di sotto qua? Ebbene, questa processione, ci sono tante mitri, quindi significa ci sono ecclesiastici, poi c'è anche il popolo, poi c'è tanta gente, si dirige verso l'esterno, dove c'è più chiarore, dove c'è la luce. E dentro questo grande arco della vita e della storia cavalca questa donna seminuda, questa volta, non nuda del tutto, seminuda, che non è altro che la nostra stessa esistenza, che è la nostra speranza, che è la nostra fede, se vogliamo. L'arco non è solo una struttura architettonica, ma compendia tutta la storia umana che si svolge dentro quel cerchio, attraversato, cavalcato dall'uomo, dalla donna, dalla nascita. Grazie. Grazie a Corrado Di Pietro, che si è cimentato nella lettura di un artista apparentemente semplice ma estremamente complicato, quale Corrado Brancato, ricchissimo di simboli e di significati. Lui amava molto la pittura fiamminga e tedesca del Cinquecento, proprio perché anch'essa ricca di simboli, ricca di moltissima ironia, di fatti grotteschi, rappresentati in maniera grottesca e per questo ironica. Una cosa è certa, che così come fu capace di mettere assieme noi amici per tante sere qui a Galleria Roma, anche questa sera è stato capace di compiere questo miracolo il nostro amico Corrado Brancato. Quindi un grande applauso a lui, un grande sorriso da parte di tutti per quello che è stato per noi e per quello che sarà sempre. Grazie a tutti.